Ciao a tutti, comincio oggi una serie di 10 puntate dedicate alla relatività di Einstein. Io e Gualtiero, dopo un lungo brainstorming, abbiamo deciso di intitolarle Teoria della Relatività. Spero apprezzate questo convergere verso l'essenza. Prima di partire una piccola specificazione. Le relatività di Einstein sono due. La relatività speciale o ristretta e la relatività generale. Oggi parleremo dell'origine della relatività speciale. La domanda a cui risponderemo è: se la relatività speciale fosse un CD, chi avrebbe dovuto mettere Einstein nei credits? Si parte. Ipotizziamo di osservare delle persone sedute a un tavolo giocare a carte. Supponiamo di non sapere nulla delle regole del gioco. Il nostro obiettivo è quello di scoprirle. Il gioco è molto complesso, ma dopo aver annotato le varie mosse dei partecipanti nell'arco di un po' di partite, possiamo cominciare a fare delle considerazioni e ipotizzare alcune regole. Ovviamente, più sono le partite che vediamo, migliore sarà l'idea delle regole del gioco che ci facciamo. Ogni tanto però capiterà che un giocatore faccia una mossa completamente inaspettata che contraddice una o più regole che avevamo dedotto. Scopa! Chiaramente la sua mossa è lecita, siamo noi che a questo punto dobbiamo riscrivere le regole del gioco per comprendere anche questa possibilità. Ecco, la partita a carte è la realtà che ci troviamo di fronte, con tutte le sue regole complesse e complicate. Una teoria scientifica è l'insieme delle regole che abbiamo dedotto osservando la realtà. Sappiamo che non sono tutte, che forse alcune non sono esatte, e quindi continuiamo a osservare per migliorarle sempre di più. La realtà è troppo complessa per farne una teoria perfetta che modelli qualsiasi situazione fino al più infinitesimale dettaglio. Il concetto è dunque quello di estrarre delle regole generali e verificarne l'ambito di validità attraverso continui controlli ed esperimenti. Lo scienziato che applica correttamente il metodo scientifico sa perfettamente che sarà molto difficile riuscire a provare che ha ragione. Piuttosto la sua teoria sarà valida fin tanto che falliscono i tentativi di dimostrare che è falsa. La scienza dunque non spiega la realtà, ma costruisce modelli che, all'interno di determinati ambiti, si avvicinano al comportamento reale. Ma come sono fatti questi modelli? A questo proposito gira una vecchia storiella per prendere in giro gli ingegneri. Si narra di un signore ricchissimo che decide di interpellare un matematico, un fisico e un ingegnere, chiedendogli di fare un modello applicato alle gare ippiche che permetta di indovinare scientificamente il cavallo vincente. Dà ai tre un mese di tempo, alla fine del quale il matematico getta la spugna dicendo: il problema è mal posto, non è possibile aggiungere una soluzione. Il fisico fa altrettanto, dicendo che ci sono troppe variabili, dunque troppe incognite. L'ingegnere invece arriva bello bello con la sua relazione di 20 pagine e il suo modello per predire il vincitore. Alla fine della relazione vi è però una nota: per comodità di calcolo i cavalli sono supposti sferici. Questo per dire che un modello contiene inevitabilmente delle semplificazioni. Per modellare la realtà usiamo il mezzo più potente che abbiamo inventato: la matematica. In pratica una teoria scientifica è legata a un impianto matematico, una serie di equazioni di solito, che mettono in relazione le grandezze fisiche inerenti ai fenomeni che si vogliono descrivere. È dunque una sorta di ingranaggio che per funzionare ha bisogno di una serie di dati, come se fossero l'olio che fa girare l'ingranaggio. Noi glieli forniamo e lui sputa fuori una soluzione, che non è quella reale, ma che vi si avvicinerà tanto maggiormente quanto più il modello matematico è preciso. Ci sono alcune teorie scientifiche che nel corso del tempo vengono migliorate, magari correggendo qualche coefficiente qua e là all'interno del modello matematico. Altre volte invece, per risolvere dei problemi, bisogna osservare le cose da un punto di vista completamente diverso. Quindi cambiare approccio e sviluppare una teoria nuova. Questo è il caso della relatività di Einstein. Era ora, non il video della sua relatività. 5 minuti che parli di qualsiasi cosa, che ha fatto il cappello introduttivo. Tanto se ne sono già andati tutti. Poi non lamentarti se hai poche visualizzazioni. Se a qualcuno dobbiamo attribuire il primo premio per aver intuito l'idea che è alla base della relatività, costui è senza dubbio Giordano Bruno. Bruno, finito bruciato sul rogo nel 1600, per quella personalissima interpretazione che aveva la Chiesa dell'epoca del concetto «ama il prossimo tuo come te stesso», è colui che esprime l'idea dell'assenza di un sistema di riferimento privilegiato. Questo è un concetto fondamentale che vale la pena fissare se vogliamo comprendere con chiarezza cos'è la relatività, perché qui c'è proprio la base. E noi dobbiamo essere all'altezza, così facciamo base per altezza e calcoliamo l'area. Fuori. Il principio a cui giunge Giordano Bruno è quello della relatività dei movimenti. Facciamo un esempio.
Se io dico che un gatto è grande, dico una cosa giusta o sbagliata? Se dico che è piccolo, è giusto o sbagliato? Rispetto a un camelopardo è piccolo, ma rispetto a un paguro bernardo, per esempio, è grande. Quindi il gatto non è né piccolo né grande, dipende da cosa uso per fare il confronto. Diciamo che è relativo. Facciamo un passo in più. Il gatto a che velocità va? Se dorme si direbbe che è fermo, ma in realtà è più corretto dire che è fermo rispetto a me che scatto l'immagine e anche alla macchina fotografica. Se lo osservo dal sole si muove a circa 30 km al secondo. Se lo osserva qualcuno che sta passando là fuori in macchina direbbe che rispetto a lui va a 50 km all'ora. Rispetto a una stella sulla galassia di Andromeda si muove, che so, a 60 km al secondo. E allora il gatto è fermo o no? Anche in questo caso dipende da che riferimento si prende. Se estendiamo questo discorso ci accorgiamo che non sembra esistere qualcosa che nell'universo possa essere considerato fermo, una sorta di punto di riferimento privilegiato, per quanto il gattino sia privilegiato. Senza dubbio. Ogni cosa sembra muoversi in rapporto alle altre e la sua velocità è relativa a che cosa prendiamo come riferimento. Bruno sosteneva proprio questo e non era il caso di farlo arrosto. Sarà Galileo a fissare definitivamente il discorso introducendo quella che diverrà poi nota come relatività galileiana. Per affrontare la relatività galileiana dobbiamo innanzitutto comprendere cosa significa moto rettilineo uniforme. È il moto di qualcosa che viaggia senza accelerare e senza fare curve, ossia va dritto a velocità costante. D'ora in poi, se non do indicazioni diverse, quando parlo di moto movimento mi riferisco sempre a moto rettilineo uniforme. Spesso si attribuisce a Galileo la frase il movimento è come stare fermi, ossia quiete e movimento sono la stessa cosa per sistemi inerziali. Sistemi che? Quando parlo di sistemi inerziali intendo sistemi che si muovono gli uni rispetto agli altri di moto rettilineo uniforme. Sì, che è quello di prima. Galileo conferma ciò che già Giordano Bruno evidenziava, ossia non sono in grado di fare esperimenti fisici che mi consentono di determinare a che velocità mi sto muovendo e se mi sto muovendo. La domanda è, se io mi metto su un treno che viaggia di moto rettilineo uniforme senza la possibilità di guardare all'esterno, sono in grado di fare un qualche esperimento il cui risultato mi dia informazioni riguardo alla mia velocità? La risposta per Galileo è no, che poi aggiungerebbe anche che cavolo è un treno. In effetti. Dopo di lui, Newton ribadirà questo concetto nei Principia, cioè che cavolo è un treno. No, il concetto del movimento. Insomma, i risultati di un qualsiasi esperimento fisico che io mi metto a fare sul treno saranno gli stessi indipendentemente dalla velocità del treno. In pratica, se io mettessi sul treno un campo da tennis e facessi giocare Anna Ivanovic e Anna Kournikova, che è proprio l'esperimento pensato da Newton, tra l'altro. Chi segue i miei video sa che prendo queste due giocatrici perché si chiamano entrambe Anna, per ragioni di simmetria. Chi non mi conosce potrebbe essere indotto nell'errore di credere che io lo faccia per via della loro prorompente bellezza. Come sono andato? Male. Ebbene, la partita sarebbe identica sia che il treno sia fermo sia che il treno viaggi, indipendentemente dalla velocità a cui viaggia. A patto che viaggi sempre dritto a velocità costante, ok? Questo è importante. Moto rettilineo uniforme. E tutto ciò sfocia nelle cosiddette trasformazioni galileiane. Concludendo, domandarsi se si è fermi o se si sta viaggiando di moto rettilineo uniforme non ha alcun senso, poiché le leggi della fisica non eleggono alcun sistema di riferimento privilegiato. Avete mai organizzato un incontro galante con Scarlett Johansson? Due cose dovete dirle, luogo e ora. Vi occuperete poi di incaricare delle persone per rapirla. In sostanza diamo delle coordinate spaziali, x, y, z, che possono essere, che so, la Quinta Avenue, strada 26, piano 4. E poi una coordinata temporale, l'ora. Dobbiamo darle la possibilità di tirarsela e arrivare in ritardo. O tutte le volte che le ho dato appuntamento lei non si è mai presentata in orario. Io, che detesto i ritardatari, sono andato via. Assodato questo, vediamo un esempio. Gualtiero sbadiglia. È un evento. Non è affatto eccezionale, ma è un evento. Se io voglio esprimere dove avviene questo evento, devo prendere un sistema di coordinate e poi misurare la distanza di Gualtiero dai vari assi x, y e z. Un risultato potrebbe essere questo. Alle ore 6.35, supponendo che sbadiglia alle 6.35. Se io però volessi esprimere le coordinate di questo avvenimento, Gualtiero che sbadiglia, rispetto al sistema di riferimento di un signore che sta sull'autobus, che sta passando sulla strada a 40 km all'ora, come faccio? Uso quelle che si chiamano trasformazioni galileiane.
In pratica delle equazioni che mi permettono, sapendo come sono posizionati uno rispetto all'altro i due sistemi di riferimento e a che velocità si muovono uno rispetto all'altro, di trasformare le coordinate di un sistema in quelle dell'altro. Le formule sono queste, sono facili e intuitive, dove U è la velocità relativa tra i due sistemi. Se poi sono ruotati con un po' di trigonometria se ne esce senza sudare troppo. E queste sono delle ipotetiche soluzioni. Come vedete quella cresta invariata è il tempo, perché se Gualtiero sbadiglia alle 6.35 sono le 6.35 sia per Gualtiero che per il signore che sta passando sull'autobus a 40 km all'ora. Le coordinate spaziali invece cambiano perché il riferimento autobus non solo è traslato, è spostato rispetto all'altro riferimento, ma si muove pure a una certa velocità. Tutto ciò ha delle conseguenze. Dalle trasformazioni galileiane si deduce la legge della composizione delle velocità. L'esempio classico è quello del treno. Quindi noi facciamo quello del tapis roulant. Lo prendo direttamente da un altro video che ho fatto. Siamo quelli del minimo sforzo noi. Mi trovo su un nastro trasportatore con in braccio Gualtiero e andiamo, supponiamo, a 5 km all'ora rispetto al pavimento. Ora, se lancio Gualtiero a 10 km all'ora, Gualtiero andrà a 10 km all'ora rispetto a me, ma se lo lancio nella direzione del moto, andrà a 15 km all'ora rispetto al pavimento, i suoi 10 più i 5 del nastro trasportatore. In pratica le velocità si sommano, questo è il concetto, v uguale a v' più u. Questa cosa si chiama principio di composizione delle velocità ed è una cosa che più ovvia non si può. Le trasformazioni di Galileo mi danno due certezze. Se io osservo Gualtiero e calcolo le coordinate della punta del naso e della fine della coda nel suo sistema di riferimento, misura 70 cm. Ma questo risultato lo ottengo anche se faccio il calcolo da un qualsiasi altro sistema di riferimento. Userò altri dati, ma la lunghezza di Gualtiero non cambia. Ossia, lo spazio è invariante o assoluto. E questo ci sembra anche molto logico. Abbiamo dovuto digerire la storia sulle velocità, che ognuno ha la sua, ma almeno la lunghezza, quella, è uguale per tutti. E posso fare il medesimo discorso sul tempo. Osservo qualcosa che avviene in un intervallo di tempo. Ad esempio, quanto passa dal momento in cui Gualtiero addenta la prima crocchetta a quando deglutisce l'ultima? Supponiamo un minuto. Se io osservo Gualtiero stando accanto a lui oppure lo osservo passando in bicicletta, l'intervallo di tempo sarà sempre di un minuto. Ovvio, no? Si dice quindi che il tempo, così come lo spazio, per Galileo è assoluto, cioè non dipende dal sistema di riferimento. E anche questo sembra logico, maledettamente logico. Fottutamente logico. Oh. Queste regole sembravano ovvie, ma erano sbagliate. Per due secoli nessuno se ne accorse finché non successe una cosa che costrinse gli scienziati a dubitarne. Vi ricordate quando dicevo che nella partita a carte all'improvviso uno fa una mossa che nessuno si aspetta? Ecco, è successo più o meno così. Pensavamo di aver capito le regole del gioco, ma il gioco era diverso, maledettamente diverso. Fottutamente diverso. Ma di questo parleremo nella prossima puntata dall'accattivante titolo La velocità della luce. Sembra così accattivante. No, eh? Se il canale e il video vi piacciono, mettete pollici, commentate se lo ritenete, cliccate sulla campanella per avere notifica dei prossimi video quando usciranno e soprattutto condividete. Con i vostri amici, con coloro cui pensate che possa interessare l'argomento, se la puntata non vi è piaciuta condividetela con i vostri nemici e fate un giro sulla nostra pagina Facebook per vedere le date degli incontri live. Se poi pensate che Curious meriti un sostegno economico, seguite il link in descrizione e avrete la nostra eterna riconoscenza. Per approfondimenti rispetto ai temi trattati nella puntata vi rimando al blog L'infinito teatro del cosmo del professor Enzo Zappalà, dove potrete trovare tutte le dovute delucidazioni. Anche di questo metto il link in descrizione. Andateci se avete dubbi perché gli articoli sono davvero completi, eh? E alla prossima, la prossima. Ciao! Generale relatività, sta formula poi chi la sa, che qui nessuno ci capisce nulla, non ce la spiega neppure Aranzulla, che qui si cambia tempo e spazio, che per capirlo ci siamo fatti il mazzo, e di questi video in fondo alla gente non gliene frega nulla.